Civitavecchia 9, Acqua Chiara 8. Si va a riprendere a giocare con Fabio Angelone. Ah, vediamo se va a tirare, c'è avanti anche Alvino. Può tirare il tiro, gol. L'Acqua Chiara pareggia con Fabio Angelone. All'ultimo secondo, incredibile finale di partita. L'Acqua Chiara perviene al pareggio. Rimonta 4 gol. Tutti esultare, ragazzi napoletani. Incredibile finale di partita. È andato in attacco anche Alvino. Il Civitavecchia ha lasciato un giocatore solo, quello che era dietro, però parliamo di Fabio Angelone. Per la seconda volta in campionato il Civitavecchia negli ultimi 4 minuti si fa recuperare 4 gol. Era accaduto a Roma con l'Olimpic Roma. E avviene anche questa sera, incredibilmente, dopo una partita comandata dall'inizio alla fine. Un finale incredibile. Pazzesco, soprattutto per i tifosi dell'Acqua Chiara e per i tifosi neutrali. Incredibile. Il Civitavecchia pareggia. E a 9 punti in questo momento mantiene 3 punti di vantaggio per l'Acqua Chiara. In fronte all'Acqua Chiara. E ci sarà lo scontro decisivo a questo punto, quello di Napoli a inizio maggio. L'Acqua Chiara arriva a quota 6 punti, poi vedremo quello che succederà con eventuali ricorsi dopo quello che è accaduto con Acqua Chiara la partita di Roma con Tuscolano. Acqua Chiara, doppiette di Aiello, Gargiulo e Rocchino per il Civitavecchia, poker di Romiti, doppietta di Pagliarini e poi gol di Minisini, Silvestre Di Pella, l'altra parte di gol di Musacchio, Fabio Angelone, Francesco Angelone e poi praticamente tutti. Possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Carlos Muglia, grazie a chi ha visto questa partita. Un saluto da Giovanni Impinelli. Okay. Walter Fasano, finale per Eutecchino qui a Civitavecchia in questo recupero, questo scontro salvezza. L'Acqua Chiara sorride, come vediamo anche proprio dal suo volto. Ma guarda, sorrido al quadrato, perché poi alla fine abbiamo riagguantato una partita che stavamo giocando bene, perciò dico sorrido al quadrato. Ero sorridente anche durante il match, abbiamo sbagliato tanto, il Civitavecchia ci aveva messo in grossa difficoltà in gran parte della partita. Sorrido al quadrato perché poi alla fine, considerando che c'ho tutti under 20 e hanno cacciato questa prova di carattere, ho minuto alla fine, ho detto recuperiamo palla, facciamo il meno uno e poi ce la giochiamo sull'ultimo time out, ed è andata così, quindi sorrido al cubo. E quando la sua squadra era sotto di 4 gol, pensava che si poteva fare? Ma ad onore del vero, Civitavecchia ci stava mettendo in difficoltà. Noi avevamo sbagliato in attacco, siamo una squadra giovane, non dobbiamo sbagliare troppe chance in attacco perché poi ci puniscono in difesa. Sappiamo che loro hanno un giocatore che è uno dei più forti della Serie A2, che è Romiti, che io sono un suo fan, quindi ho cercato di preparare la partita, ci ha fatto del male. E sì, la sensazione di recuperare la partita non l'avevo perché in attacco stavamo sbagliando tanto. Poi è uscito il carattere di questi ragazzi, che devo fare i complimenti perché io sono negativo da ieri e 15 giorni non sono stato con i ragazzi, si sono allenati alla grande. Io non mi sono salvato oggi e non vincerò lo scudetto domani, ma questo gruppo oggi mi ha dimostrato un valore assurdo. Arrivata a questa partita con una situazione particolare, quello che è successo a Roma con Tuscolano, insomma i casi che vanno colpito, per cui non c'era proprio l'approccio migliore e avete dimostrato che comunque sia ci siete, volete lottare per la salvezza. Sì, sì, per me quel weekend non è mai esistito, guardo avanti, faccio l'allenatore, cerco di far migliorare i ragazzi, andiamo dietro a un obiettivo importante, non c'è la pressione di nulla, c'è l'unica pressione di far crescere questi ragazzi e di farli diventare uomini, come spesso ho detto. Poi questi risultati mi fanno capire pure che stiamo giocando una buona pallanuoto, però mi sento di dire che questo era un match tra le ultime due in classifica e, consentimi, veramente una bella partita, quindi complimenti ad entrambe le squadre. Sicuramente loro sono un po' più arrabbiati, però mi sento di dire complimenti ad entrambe le squadre perché si è vista una bella partita di pallanuoto. E a questo punto, vincendo la partita di ritorno, che tra qualche settimana potreste passare davanti, perché sareste davanti per la differenza lì rispetto al Civitavecchia, adesso siete a meno 3, andreste pari, quindi dovreste superare proprio la squadra di Civitavecchia. Sì, questo fa parte sempre di un discorso di pressione del risultato della classifica che non abbiamo, guarderemo partita dopo partita. Sicuramente fra due settimane è una partita importante, ma già sabato giochiamo con l'Ancona in casa e vogliamo continuare a fare delle buone prestazioni. Okay. Grazie Walter. Molto... Matteo Aiello, che effetto fa questo pareggio che avete trovato praticamente all'ultimo dopo una partita in cui avete sempre l'incorso? Diciamo che è stata una partita dalle mille facce, perché noi siamo partiti molto contratti e l'avversario al contrario è partito molto forte
ha piazzato subito un bel break importante, però noi siamo una squadra giovane, sfrontata, siamo andati lì, sapevamo che non poteva finire così, perché comunque diciamo che, non dico che eravamo l'ultima spiaggia, ma quasi, e non abbiamo mollato nulla e devo fare davvero un grande, cioè devo fare complimenti alla squadra perché non ha mollato mai, ha reagito, l'abbiamo portato a casa, diciamo, io lo voglio vedere da parte del bicchiere mezzo pieno, abbiamo portato a casa un punto che per noi è importantissimo fuori casa. E sul 9-5 cosa stavi pensando? Allora diciamo che io faccio un po' da chioccia in questa squadra, insieme al portiere che è il capitano, siamo un po' i più grandi, è comunque una squadra giovanissima e io devo sempre dare alla squadra quella luce in modo tale da poter arrivare alla fine della gara con i 3 punti. A questo punto ci siete per la salvezza? Certo, non molliamo nulla noi, per noi sono tutte finali, ci giocheremo fino alla fine. Ok, perfetto. Grazie. Vedete quando sei pronto? Marco Pagliarini, una beffa purtroppo per quanto è arrivato al CIE che viene aggiunto dall'acqua gara 9-9 dopo che eravate avanti per 9-5. Sì, una beffa e giusto, ho detto, sicuramente in questi casi poi la responsabilità è giusto che me la prendo, perché poi 9-5 in casa, però il problema è che forse abbiamo smesso di giocare un po' prima da troppo tempo, nel senso al di là del 9-5 stavamo anche 8-4, quindi bastava soltanto non prendere gol, quindi una squadra che riesce a gestire la partita come hanno fatto loro, prendendo 4 gol in 3 tempi, secondo me a quel punto sicuramente ci sono stati degli errori. Personalmente ho detto è una partita che è da analizzare, prendo la responsabilità, avevamo 1:10, 2 azioni noi, non siamo riusciti mai a tenerne perlomeno una fino al limite dei 30. Poi possiamo parlare se c'era fallo o no, se qualche alla fine l'hanno fischiato, ma la verità è che noi abbiamo smesso di giocare. Quando si smette di giocare, come abbiamo fatto noi, di solito l'arbitro cerca sempre un po' di penalizzare chi smette di giocare il pallone, quindi qualche fallo contro, qualche giocata fatta spenta. Ripeto, possiamo anche analizzare l'ultima palla, magari uno fischia il fallo, come i ragazzi insomma abbiamo detto che non è il 9 pari come è arrivato, insomma se andiamo a vedere la Lazio quest'anno è retrocessa col gol del portiere del Latina, quindi c'è questa regola, alla fine è una squadra che recupera come hanno fatto loro, è normale che vanno e non rischiano nulla, noi subentra la paura, 9 pari, comunque abbiamo mantenuto i 3 punti di distanza, dobbiamo guardare la parte positiva, la squadra per 3 tempi secondo me ha fatto una bella prestazione. È una squadra anche che riesce a cambiare modo di giocare, perché queste ultime 2 partite abbiamo fatto parecchio la zona e la M, in questa abbiamo fatto pressing, quindi sono stati bravissimi e quindi a prescindere analizzeremo poi quest'ultimo tempo, però la cosa positiva sono i 3 risultati, che la squadra sono 3 partite che non perde, adesso andiamo a Catania e vediamo che succede. Perfetto Marco, grazie mille. Daniele Simeoni, lullo strozzato in gola per quanto è arrivato questo CIE, che sperava di poter vincere questo scontro diretto con l'acqua chiara, è arrivato però un pareggio. Poche parole, perché è tanto rammarico, abbiamo gestito un po' male gli ultimi paio d'attacchi e probabilmente con un pizzico di malizia in più potevamo chiuderla già da prima, insomma abbiamo fatto rialzare a loro un po' la testa. E la squadra è giovane, quella dell'acqua chiara Gagliarda, e pensavamo di tenerli sotto controllo, la loro freschezza l'abbiamo tenuta fino agli ultimi secondi e è arrivato quel tiraccio finale. Eravate avanti di 4 gol con l'Olympic Roma, eravate avanti di 4 gol contro l'acqua chiara, siete stati recuperati, sono solamente 2 casi oppure c'è qualcosa di più? E vabbè, forse ecco sempre questa un po' il timore di vittoria che ci manca da un po' di tempo, forse è quella che prima o poi arriverà, sono sicuro. E adesso la strada è un po' più in salita, ci rimbocchiamo le maniche già da domani per ritrovare la concentrazione, cercare già da sabato a Catania di andare a cercare, partire ecco, da un altro pareggio, non sarebbe male là. Poi cercare insomma di sbloccare questa situazione. Andate a Catania per affrontare proprio la Muriantini, una squadra che è spesso balbettata in casa in questa stagione con le squadre di bassa classifica, qui ovviamente la speranza c'è, a questo punto dovete cercare di battagliare tra le punti in ogni vasca.
Sì, da qui alla fine ogni partita ce la dobbiamo giocare come una finale. Sicuramente il miglioramento c'è, si vede dalle scorse partite quando insomma, io non c'ero, ma i compagni si sono dimostrati fino in fondo fuori casa battaglieri, quindi anche oggi per quasi quattro tempi. Dobbiamo trovare quella convinzione nell'ultimo appiglio, nell'ultima giocata che ci farebbe molto comodo. Perfetto, andiamo.